Domodossola ha rivissuto ieri sera l'atmosfera del fuori tutto. Si tratta della fiera organizzata dall'amministrazione comunale che da un decennio, sul finire del mese di agosto, permette ai negozianti di svendere la merce estiva ancora in magazzino con scontistiche davvero a fare. Dalle 19 di mercoledì sera fino a mezzanotte il centro città di Domodossola si è trasformato in una grande isola pedonale, chiusa al traffico le principali arterie cittadine. I pedoni hanno pacificamente invaso le vie del Borgo della Cultura e le strade adiacenti. Come tradizione, la fiera del Fuori Tutto si è rivelata una festa di mezz'estate. Clienti e pedoni in corso Paolo Ferrari hanno anche potuto godere della musica del DJ set proposto da alcuni negozi. È stata insomma un'occasione di divertimento in più per i domesi e per chi è arrivato in città a caccia di affari. I commercianti per l'occasione hanno così potuto esporre anche all'esterno, lungo i marciapiedi, la merce in vendita e non sono mancati gli acquirenti. Per i clienti è stata l'occasione per spulciare l'ultimo affare di stagione dopo i saldi di inizio luglio. Per i commercianti un'opportunità ulteriore per incrementare le vendite. Una stagione peraltro caratterizzata nelle ultime settimane dall'assenza dei preziosi clienti svizzeri a seguito del blocco della tratta ferroviaria Iselle-Domodossola per lavori. La serata è stata favorita anche dal meteo. Ieri le temperature miti hanno infatti contribuito alla riuscita dell'iniziativa e questa sera si replica ancora negozi aperti a Domodossola a partire dall'ora di cena e fino a mezzanotte.